È stato a lungo segretario di Karol Wojtyła, diventato poi Giovanni Paolo II. Parliamo del Papa prossimamente santo, parliamo di chi ha avuto l'intuizione della giornata mondiale della gioventù. Sua Eminenza il Cardinale Stanislao Dziwisz è arcivescovo metropolita di Cracovia. Polacco, ama la sua terra e qui con circa 3.000 giovani che sono venuti a Rio a testimoniare la continuità di un'idea che nacque a Roma nel 1984, maturò via via e oggi fa tappa in Brasile. Ecco, Eminenza, lei ha visto nascere la GMG, che emozione prova oggi qua con Papa Francesco e prossimamente sapendo di elevare agli altari il Papa a cui lei è stato più vicino di tutti? Cominciamo dall'inizio, veramente l'idea di fare queste giornate mondiali che il Santo Padre ha trovato a Roma e anche a Parigi durante il grande incontro con la gioventù francese Parc des Princes. Ha visto anche capito che i giovani cercano la guida. Giovanni Paolo II perfettamente conosceva l'anima dei giovani, da prete e dopo da vescovo e dal Papa. Ecco, cosa può dire una giornata mondiale della gioventù a un'Europa sempre più stanca, un'Europa che stava molto a cuore a Giovanni Paolo II, le cui radici cristiane voleva recuperare in maniera viva, un'Europa che vede le chiese svuotarsi, sempre meno cristiana, ahimè? Ci vuole questo senso, questa testimonianza che siamo tramite giovani, che la Chiesa sempre viva e capace di rinnovarsi. E si rinnova tramite i giovani, anche tramite queste giornate mondiali della gioventù. Lei ha visto tanti papi, Eminenza. Il tratto che accomuna è quello che Francesco, a suo avviso, porta come novità. Ciascuno dei papi ha il suo proprio carisma. Ha avuto carisma Giovanni Paolo II, anche grande Papa Benedetto XVI, e adesso vediamo una rivelazione di un Papa che ha questa carisma, vicinanza alla gente. Lui capisce la gente perché era abbastanza lungo pastore di una grande e importante diocesi. Capisce povertà, debolezze e cerca di affrontare tutto questo, come Giovanni Paolo II. I gesti sono simili, non uguali. Un'ultima domanda, Eminenza. Sappiamo tutti il travaglio, la storia sofferta della sua nazione, della Polonia. Ecco, oggi, secondo lei, il tratto più importante che la Chiesa polacca, la Chiesa di Cracovia, può dare all'Europa e al mondo? Esempio di fedeltà. La Chiesa polacca era sempre fedele. Fedele ai valori, fedele alla Santa Sede, c'era sempre unita a Roma e questa era forza della Chiesa in Polonia, anche del popolo polacco, sotto regime comunista, prima nazista, ma sapendo che c'è qualcuno a Roma che pensa a noi, dava la forza e speranza. E il Papa Giovanni Paolo II era uomo di speranza. Per questi giovani correvano dietro di lui. Dava speranza, amore grande e anche indicava strada sicura, se anche non facile. Chissà che emozione saperlo prossimamente santo per lei. Conferma che la strada che lui percorreva da giovane fino all'ultimo momento è giusta.
le parole che lui ha rivolto ai giovani: non abbiate paura di essere santi, perché santi fanno la storia, lo sviluppo della società anche. Grazie di cuore, Eminenza.